Senti, tu arrivi a fare il secondo o per giocarti al ruolo di portiere? Partiamo subito così. Ecco qua per dare una mano. Sono un giocatore abbastanza esperto e posso dirti che il campionato di Serie B è un campionato abbastanza lungo e complicato e c'è bisogno di tanti giocatori che abbiano in testa tutti gli stessi obiettivi, lo stesso obiettivo. Quindi il discorso è di un discorso di crescita di un gruppo, di un singolo, ma di tanti giocatori anche. Quindi io sono qua soprattutto per questo. Malgrado Gianluca della voce. Allora, 13 anni fa il suo dice secondo me in Serie A pagando il rigore a Shevchenko, se non ricordo male in Regina sì. Milan. 13 anni dopo ho ancora la voglia di continuare. Sì, no, ma ho 34 anni, 35 ad ottobre. Fortunatamente non ho mai avuto grossi infortuni e ho anche una discreta. Ancora una discreta passione per il gioco del calcio. Adesso ho avuto la fortuna di venire a Cesena, che è molto vicino a dove vivo, e anche questo ha contribuito tanto al fatto che io sia venuto qui. Ma perché solito per i ciclisti dice che con gli anni si tendono a tirare i freni, per i portieri sembra l'opposto, con gli anni si migliora. Che voi avete avuto sotto gli occhi proprio l'inverso contrario. Andrea Gori, Corriere Romagna. Tra l'altro, posso dare del tu? Sì, esatto. Tra l'altro dicevi che appunto Cesena, dove vivi, vicino a dove vivi a Cervia, giusto? Sì, sono sbaglio. Sì. Una scelta particolare, quella di andare a vivere a Cervia, non so come era maturata? Io ho una compagna che già vive a Cervia, in estate però, e quindi ho comprato casa anch'io da 4 anni viviamo là. In estate, adesso vivono anche l'inverno. Certo. E ecco, la società punta anche su un giovane come Ravaglia in porta. Tu hai avuto già modo di vederlo in questi primi giorni, come ti sembra a livello insomma, di compagno e a livello anche di portiere? Come compagno lo sto conoscendo, ma come portiere comunque non è così sconosciuto, ha già giocato in cima, se non sbaglio ha vinto anche un campionato. Qua. Esatto. Quindi non è che è l'ultimo arrivato, è un ragazzo che comunque se il Cesena ha puntato di lui vuol dire che lo conoscono bene. Comunque il Cesena non è l'ultima squadra della Serie B, anzi tutt'altro, è una squadra importante della B. Tu sei stato, hai giocato insieme ai grandi portieri, no? Penso per esempio a Buffon e Handanovic. Come si diventa grandi portieri? Anche perché comunque appunto Ravaglia è uno che già si è fatto il suo, però sicuramente il suo percorso deve ancora continuare, quindi anche in virtù di questo. Tu stiamo parlando di grandi, quelli sono proprio. Sì, no, probabilmente non si diventerà mai. Forse avvicinabili. Allora magari dimmi cosa tu hai appreso di più da loro. C'è sicuramente qualcosa. Io intanto sono stato fortunato, perché ho avuto la fortuna di giocare con, secondo me, attualmente i due portieri più forti d'Europa, se Handanovic e Buffon al mondo direi. Ho dovuto giocare con loro e ho capito che Buffon è uno che è nato con del grande talento. Invece Handanovic con il lavoro è arrivato dove è arrivato. Quindi io posso consigliare di lavorare tanto. Ho letto l'altra sera che in un tuo post su Twitter hai scritto stiamo costruendo qualcosa di importante e tu sei arrivato comunque da poco. Come mai già percepisci che no, quelle non cose detto, possono... stiamo costruendo qualcosa di importante. Iniziamo e cerchiamo di costruire qualcosa di importante. Semplicemente perché comunque il Cesena viene da un'annata difficile e sto, non dico, percependo che c'è dell'entusiasmo intorno magari a uno staff giovane, una squadra, un mix tra giovani e vecchi e questo secondo me è una cosa positiva. Noi dobbiamo cercare di fare innanzitutto un gruppo forte che riesca ad eliminare i momenti difficili, perché i momenti difficili un'annata di Serie B ci saranno sempre, un'annata nel calcio ci saranno sempre. E il nostro obiettivo principale secondo me è quello di creare un gruppo ermetico.